Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il cacciatore di mezzanotte. Fucile di precisione, black metal, spara munizioni pesante e raffiche a due tempi, infliggendo danno moderato e impatto pesante. Personalmente mi è capitato quello con eliminare tre nemici con quest'arma, riduce di 12,5% la tua salute attuale, infliggendo da 29 a 129 di danno base, a seconda della tua percentuale di salute mancante, in un raggio di 0,75 unità. Allora, ovviamente su questo cecchino ho scelto di optare per una build critica e tenerlo di elemento fisico per questo video. Se mi chiedete la mia personale opinione, questo è un cecchino che non utilizzerei né in missione e né mi sarei neanche mai potenziato. Allora, ha dei lati positivi e dei lati negativi. Innanzitutto, come vedete, comunque, quando entra al colpo critico il suo bel danno effettivo ce l'ha. Va anche in base alla nostra vita, perciò sapete che è molto variabile. Meno vita abbiamo, più il nostro danno incrementa. Più compagni abbiamo, più comunque i danni base incrementano, eccetera eccetera. Però personalmente, quando sparo con questo cecchino, sono sempre lì che dico: dai, ricarica, dai, spara di nuovo. E in sostanza, anche infliggendo comunque il danno, diciamo, non lo preferisco ad altri cecchini comunque. Ce ne sono tantissimi, molto più utili, tra quelli che trapassano le pareti, quelli più forti sul colpo singolo. In sé però, il suo bel danno effettivo ce l'ha. Sparando due colpi ha più possibilità di far entrare ovviamente più critici. Inutile dirvi che se mirerete uno zombie in testa, meno vita avrete, più danno infliggerete. Prestate bene attenzione agli elementi, perché ovviamente se utilizzate un'arma fisica contro uno smasher elementale, beh, vi sembrerà quasi di fargli il solletico. In questo caso, quest'arma fisica ho la possibilità di utilizzarla sia contro gli smasher fisici, sia contro Taker e Occhi Belli, sia bombaroli fisici, sia scudieri fisici, ma qualora mi si presenta un nemico elementale, allora devo tirar fuori un'altra arma. Anche per quanto riguarda gli zombie in mischia, quest'arma, ovviamente essendo un cecchino, non aspettatevi di fare granché, dovrete sempre optare per qualcos'altro da tenervi nell'inventario per proteggervi al meglio. Che ne so, un arco, un super trinciatore, raga, fate voi. Comunque, ricapitolando, senza dimensioni caricatore, 6 colpi nel caricatore che verranno sparati a 2 a 2. Ciò significa che abbiamo la possibilità comunque di colpire uno zombie 6 volte, e ovviamente in base alla perk che avrete trovato sull'arma, si attiverà il vostro bonus negativo sulla vita, diciamo. Ecco, so che potrà sembrare strano, però con questo cecchino mi sono trovato molto bene in quelle missioni dove comunque c'è da difendere un obiettivo e spawnano tanti lanciatori, tante streghe. Mi sono trovato veramente bene ad utilizzarlo per ammazzare tutti loro. Infatti troverete una clip a fine video dove vi dimostro ciò. Ovviamente questo è il massimo potenziale dell'arma, poi sta a voi scegliere se aumentare la velocità di ricarica e sacrificare perk di danno eccetera eccetera. Io opto sempre per il maggior danno possibile, cambio solo la perk di velocità di ricarica o dimensioni caricatore qualora vanno a influire veramente sul danno per secondo di un'arma. Faccio esempio del duetto dove ho inserito una cadenza di tiro perché so che veramente va a influire veramente positivamente sull'arma. Questo discorso ormai ve l'ho fatto talmente tante volte che penso che ormai abbiate capito tutti quanti. Comunque di per sé non mi dispiace neanche troppo come cecchino, se devo dire la verità, ma non lo preferisco sicuramente ai soliti cecchini che utilizzo. Vi ricordo che comunque queste armi sono sempre settabili su fuoco, se potrebbe farvi piacere avete la possibilità di avere un cecchino di fuoco medio forte. La build che ho utilizzato per questo video comunque è quella di Jonesy con il incursore come primario. Il vantaggio squadra è quello di totalmente rock. Poi ovviamente per attivarlo vado a inserire ritmo di battaglia e subwoofer. Mirino rapido, incrementiamo i danni da fucile di precisione del 17%. Il mio occhio, aumentiamo i danni da colpo alla testa della percentuale in base alla percentuale della salute mancante. E pronto carico, dopo la ricarica incrementiamo i danni da arma del 15% per 5 secondi. E che dire, io vi ringrazio di essere arrivati fino qui a guardare il video. Anzi, fatemelo sapere con cacciatori di mezzanotte se siete arrivati fino a questo punto. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi. Vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore. Per farlo vi basta inserire KinoTV nell'item shop di Fortnite. Noi ci vediamo domani. Bella bella! I'm not
Oh, I'm